32 mesi di poteri straordinari per mantenere la posizione della Calabria in coda alle classifiche nazionali per la qualità delle prestazioni erogate. Parte da qui Carlo Guccione attaccando Roberto Occhiuto nelle vesti di commissario della sanità in carica dal novembre del 2021. E dai dati certificati di Agenas, dal tavolo Adduce e dalla fondazione Gimbe, questi ultimi però riferiti all'anno 2022, che collocano la regione su livelli ben lontani da quelli essenziali nell'ambito dell'adeguatezza delle cure. Sono trascorsi 32 mesi da quando lui è commissario, nessuna novità all'orizzonte, anzi i livelli essenziali di assistenza sono peggiorati. E lo dicono tutte le statistiche che sono fatte dai organismi indipendenti, non è l'opposizione che lo dice o il Partito Democratico, e quindi c'è un peggioramento dei livelli essenziali di assistenza. Addirittura i ministeri affianganti dicono che Occhiuto non ha speso le risorse destinate ai LEA per la Calabria, lo dice il Ministero della Salute, lo dice il Ministero dell'Economia, e addirittura con i fondi LEA vengono finanziate leggi regionali che non hanno nulla a che fare con la sanità. Per quanto riguarda i bilanci, si è assistito all'approvazione di una legge che prevede solo per la Calabria che le ASP, le aziende ospedaliere, possono approvare i bilanci anche se non hanno approvato quelli precedenti. E parliamo dell'ASP di Cosenza che non approva bilanci dal 2018, quello di Reggio Calabria dal 2013. Come possono essere i conti a posto, i conti finanziari della sanità calabrese se si basano su questi presupposti? C'è da aggiungere che Occhiuto è un commissario con i superpoteri, perché dal 2019 ad oggi, scadrà 31/12/2024, sono stati reiterati i decreti Calabria che assegnano maggiori poteri al commissario. Cioè noi abbiamo un commissariamento della sanità che va in deroga alla Costituzione, e per la Calabria sono stati approvati questi decreti che rafforzano questi poteri, danno maggiori risorse, ma da 32 mesi nessuna novità per quanto riguarda un miglioramento sia dei conti economici sia dei conti finanziari della sanità calabrese.